Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video degli Street Corino. Oggi ragazzi siamo qua come al solito, sempre in casa con voi, siamo collegati e oggi faremo un workout a giro diverso, ovvero la mobilità per tutto il corpo ma in primis per le spalle. Infatti in questo video, il video di oggi, ci concentreremo principalmente sulle spalle, poi faremo anche un po' di anche, un po' di caviglie, però questo workout è veramente ottimo perché potete utilizzarlo anche come riscaldamento, potete farlo sia tutti i giorni come routine appunto di mobilità generale, ma potete anche usarlo come riscaldamento. La cosa bella del workout di oggi è che comunque online voi trovate un sacco di routine da gente che è ultra snodata per fare allenamenti, no? La cosa bella è che con il video di oggi potete vedere che noi, più che altro io in realtà, essendo veramente rigido, vi dimostreremo che questo workout è adatto a tutti, quindi anche se avete 60 anni, 70 anni, non vi siete mai allenati, sicuramente riuscirete a fare meglio anche di me, sicuramente, però vi dimostreremo che questo workout può farlo veramente chiunque e vi sarà veramente tanto utile perché vi aprirà. Lo farò anch'io, adesso da oggi in poi lo farò tutti i giorni questo circuito. Appunto è un circuito molto semplice, io non l'ho mai fatto, probabilmente avrò meno problemi appunto di domenica semplicemente perché è una mobilità migliore. Ma non detto questo non vuol dire che è una cagata, cioè farò comunque fatica e sarà soprattutto funzionale, quello è la cosa più importante. Sì, non è faticoso questo circuito di oggi, oggi ci andiamo un po' a rilassare. Però magari vedrete, visto che lo schermo è diviso in due, vedrete la mia parte, quella appunto dove la gente si rivedrà in me, quelli meno mobili, quelli che veramente sono molto avanti con le spalle, e magari in cloud vedete quelli appunto un po' più mobili, poi ci sarà gente che sarà ancora più brava di noi e magari troverà un workout. Però questo circuito è rivolto a quelli che comunque chi fa calisthenics lo sa, soprattutto alle spalle veramente molto bloccate, spalle anche. E questo workout, questa routine vi sarà utile anche per migliorare esercizi successivi. Comunque, vabbè, iniziamo, inutile parlare. Sì, ottimo punto per aprirsi, insomma, ecco, per aprire bene. Sì. Tutto. Ovviamente, come al solito, vi ricordiamo che potete ricevere un contenuto gratuito ogni settimana se vi iscriverete qui sotto in descrizione, alla nostra community. E anche dei contenuti a pagamento, quindi delle guide, facciamo coaching online, insomma, un po' di tutto, come al solito. Basta andare qui sotto nel link e trovate tutto. Mi raccomando, andate nel link e trovate tutto. Sì. Ragazzi, prima di cominciare col workout, oggi voglio parlare della granola di MyProtein. Questo prodotto è veramente fantastico per colazione o spuntini. Questa è veramente ottima da mettere magari o nel latte al mattino, colazione, o nello yogurt. Se voi vi comprate lo yogurt zero grassi e con pochissimi zuccheri, guardate bene sull'etichetta, potete aggiungere questo, riuscirete appunto a creare un pasto bello completo, un pasto veramente buono. Questa ragazzi ve la consiglio, io che adoro fare la colazione con i Conflex, la sto usando e poi devo dire che riempie. Comunque ragazzi mi raccomando, adesso in descrizione c'è il nostro link, accedendo tramite il nostro link noi riceveremo una piccola percentuale sui vostri acquisti, però facendo così riusciremo a fornirvi dei servizi sempre maggiori, riusciremo a creare guide, a creare prodotti, quindi a voi non vi costa nulla. In descrizione trovate il link, però noi abbiamo creato un codice che si chiama Gorilla, tramite il nostro codice voi riceverete un ulteriore sconto. E niente, prodotto consigliatissimo, nei prossimi giorni io e Claudio proveremo dei prodotti e ovviamente vi daremo delle recensioni, vi daremo dei feedback, perché è la prima volta che siamo su MyProtein, siamo appena approdati su questo brand, ma adesso gustiamoci il workout. Adesso andiamo a iniziare! Il foglietto, vediamo un po'. E allora, ok, qui bisogna fare tutto una volta sola, quindi cominciamo. Partiamo allora a gambe incrociate, okay. Così vedete già la mia mobilità come scarseggia, però andiamo a posizionare i gomiti sulle ginocchia, ok? Cercate di scendere un po' più possibile. Siamo rilassati e andiamo a fare 10 rotazioni a sinistra, quindi 1, 2, 3, 4. Quindi prima mattina questo era ottima routine, se va, Sì. Mi sveglio. 9
e 10. Adesso mi girerà un po' la testa, prendiamoci un attimo. Ok, altra parte. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, siamo un attimo qua, ci rilassiamo. Cerchiamo di aprire anche un po' il petto, no? Stando un po' con le anche a terra. E ora ci mettiamo in posizione, appunto, andiamo a fare rotazione e retrazione. Questo esercizio è veramente utile per chi fa appunto calisthenics, che vi preparerà a molti esercizi. Quindi andiamo a fare laterale anch'io, non lo vedo bene. Sì, così potete vedere. Allora, protrazione, cosa faccio? Spingo le scapole verso l'alto e faccio una retroversione del bacino. Retrazione, retraggo le scapole, così. Quindi faccio protrazione, prendo aria, retrazione, butto fuori l'aria. Quindi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Siamo? Ok, sì, ci sono, vai, fatto. Ok. Ok. Ora andiamo a fare un pochino di rotazioni sui polsi, sì. Così, senza stare a contare. Spostiamo il peso sui polsi, sì, un po' di riscaldamento. Spostiamo il peso sui polsi senza andare a spingere troppo, eh. Facciamo delle rotazioni, dei piccoli cerchi. Prima da una parte, poi dall'altra. Ok. Rotazioni, così. Bene, ora cominciamo a fare 10 pike to mountain climber. Quindi, qua già si compie. Posizione di mountain climber, ok? Andiamo a non sbattere contro. Questo è di mountain climber. Partiamo con la destra, ok? Quindi facciamo un mountain climber e vado a spingere verso l'alto. 2, e spingo verso l'alto. 3, cerchiamo di. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, vediamo un attimo. Adesso andiamo a farlo con l'altra gamba. Questo fa anche un po' di addome. Per gli ultra 60 le spalle dove che fa? Comunque spinge in su così, sì. Le spalle le sento, eh. Io le sento. Sì. Ci siamo? Anche di stabilità. Sinistra. Stabilità sta roba qua. Comunque. Sì. Equilibrio. Uno. E andiamo su. Due. Tre. Quattro. Cinque. 6, 7, 8, 9 e 10. Ok. Adesso ci mettiamo a pancia in su. Pancia in su, abbiamo, dobbiamo. Ok. Tocchi su pavimento. Abbiamo dei. Sì, questo per molti sembrerà veramente facile, per altri sembrerà complicato. L'importante è stare in retroversione del bacino, quindi lombari a terra, gambe o tese o piegate, è uguale, e andiamo a toccare il pavimento, cercando di portare tutto il braccio, ed io non ci riesco, cerchiamo di farlo il più possibile. Andiamo con la destra. Con la destra, uno, sensato, è uguale. Due, sì, è uguale. Tre, quattro, cinque, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio.
altro braccio, cerchiamo di toccare proprio con tutto il braccio se riusciamo, eh. 1, 2, 3 e come vedete in questo esercizio 4 io come se non sto facendo niente praticamente 6 sto rilassando. Io faccio una fatica della madonna, 9 e 10. Adesso andiamo a fare delle spinte verso l'alto, che questo per molti sarà facilissimo, per altri invece sarà veramente complicato. Questo è un requisito anche per la verticale. Ci mettiamo, vedete, io già faccio fatica, no? Che non tocco a terra, quindi cerco di spingere le braccia sul pavimento usando le scapole e spingiamo verso l'alto, stando sempre a retroversare il bacino. Ma questo 1 è buono anche per imparare a fare 2. L'attività, muovere bene le scapole, insomma, perché sì. Sento a terra 5 6 7, cerchiamo di portare tutto il braccio a terra, 8 9 e 10. Ok, adesso incrociamo le mani così, le mettiamo dietro la testa, dietro la nuca, okay. Sempre in retroversione del bacino e andiamo ad aprire così, in questo modo. Anche qua dovete sentire i trapezi che lavorano, che si aprono. Ok? Ci siamo? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, bene. Questo qua, anche se avete un dolore, magari una contrattura al trapezio e fate delle tenute, questo è ottimo. Sì. Adesso abbiamo reverse plank. Okay. Potete farlo o così, e poi potete tenerle o così o girate, dipende un po' più o meno. Adesso andiamo a spingere verso l'alto, ci siamo? Cerchiamo di aprire bene le spalle, eh? Forza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, anche i bicipiti, eh? Anche i bicipiti mi tira. Sì, sì, questo qua tira. Vero? Sì, questo qua tira molto i bicipiti. Io che non faccio mai stretching e sono pirla, quindi non fate, non seguite il mio esempio. I bicipiti lo sentite parecchio in questo esercizio, eh? Sì. Perché... Sì, poi io sono molto legato, però vi dico che su di me funziona molto di più un allenamento del genere, fatto a ripetizioni, fatto a... che lo stretching vero e proprio, no? Lo stretching non mi apre più di tanto, invece questa mobilità dinamica. Ora andiamo a fare ginocchia a terra, così, mani tese, e ci andiamo a mettere ancora in posizione di bike, spingendo verso l'alto, ok? Questo qua è mani a terra, sì, tipo il primo, e spingo verso l'alto, ok? Ci siamo? 3, 2, 1 e vado così a spingere verso l'alto, 1, punto i piedi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Ok, però le spalle sono sia un po' calde che un po' mobilità deve essere aumentata. Ora si deve mettere nella posizione del cavaliere, si dovrebbe chiamare comunque. Allora, sinistra avanti, gamba destra dietro ovviamente, punta della gamba destra girata, oppure ma in realtà ok, da qua corpo dritto, da qua andiamo a portare il peso sulla gamba destra, facciamo delle ripetizioni, quindi facciamo questo. Scendo, cercando di tenere il petto aperto e torno su. Andiamo a fare 5 ripetizioni. Ok. Questo lo facciamo sempre a karate. Ok, via. 1 e torno qua. 2 e torno così. 3. Ok. 4. E 5. Ok, cambio gamba. Ok. Quasi finito, eh?
Ok, e cominciamo. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, ora possiamo rimanere anche in questa posizione. Andiamo a fare delle rotazioni a T. Porto il braccio destro sulla gamba destra internamente, così vado a chiudermi e mi apro. Ok, facciamo 10 ripetizioni. T-rotation sono questi qua. 1. T-rotation. Sì, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E 10. Ok, cambio. Ok. E ci siamo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E 10. Ok. Allora, andiamo a fare questo che è un pochino più tosto, ma... Allora, sempre posizione del gatto, bisogna sapere chiamare, quindi così. L'importante è spingere, diciamo, la zona pelvica sul contro il pavimento e poi ci mettiamo in pike, cerchiamo di tirare il più possibile la spina. Questo è buono, questo è buono. Tirate l'addome questo. E tira sì, tutto, ci siamo quindi da gatto. 1. 2. 3. 4. 5. Cioè, saluta il sole della yoga, tipo. Sì, 6. 7. 8. 9 e 10. Ok. Ok. Voilà. Adesso ultimo esercizio. Deep squat. Da qui, corpo dritto. Andiamo a fare uno squat profondo, profondo, fino al massimo. Qua mi raccomando di tenere il busto dritto, eh. Mettiamo i gomiti sulle ginocchia e poi ci spostiamo sia a sinistra che a destra. Potrai andare a lavorare un po' sulla mobilità delle anche e delle caviglie più che altro, no? Destra, destra, sinistra, destra, sinistra. Dobbiamo mantenere il corpo dritto, molto importante. Sentirete proprio un po' di fatica, pochino, sulle vostre caviglie. Boh, direi che con questo siamo anche abbastanza caldi. Siamo pronti per affrontare la nostra giornata, siamo pronti per fare il nostro workout. Comunque. Sì, infatti questo circuito come vedete non siamo. Lo farei infatti prima, essendo che è una mobilità sì. Attiva, quindi non statica. Secondo me la statica è meglio da fare dopo il workout, mentre l'attiva così è meglio esatto. Prima, almeno ti attiva un po' tutto. Esatto, infatti di solito appunto, visto che ce lo chiedete sempre, anche come riscaldamento, questo qui rappresenta veramente un buon riscaldamento, se magari prima fate un po' di corsa sul posto, un po' di magari di lavoro cardio leggero per aumentare la temperatura corporea e andate a fare questo siete poi intanto più mobili e poi siete pronti per fare anche movimenti più complessi come il vostro corpo. Alternare anche magari. Detto questo, cardio e mobilità. Sì, assolutamente, assolutamente. La cosa importante, questo qui è il nostro primo diciamo circuito così un po' diverso dal solito che comunque abbiamo studiato per voi per aumentare la vostra mobilità. Fateci sapere se può piacervi questo tipo di video. Fateci sapere quanto abbiamo fatto schifo da 1 a 10, mi raccomando. No, vorrei vedervi perché ovviamente, cioè, io questo qua l'ho provato due volte, la prima volta ero veramente guardabile. La prima volta sono piano in primis, mai provato. Infatti ero zitto apposta, non sapevo cosa dovevo fare.
Niente ragazzi, grazie della visione e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella raga, ciao.